Grazie. Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghe e colleghi, credo che questo sia un passaggio molto significativo per quest'Aula. Fino ad oggi ci siamo occupati doverosamente della nostra organizzazione interna e anche dell'immagine che noi vogliamo dare ai cittadini. Oggi ci occupiamo dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle comunità locali, delle loro attese e anche delle loro sofferenze. È giusto ascoltare queste attese, queste sofferenze, è giusto condividerle perché il cinismo non è buona politica. Tuttavia noi siamo classe dirigente e quindi è giusto indicare la rotta nella nebbia. Due rotte noi non possiamo assolutamente perdere. La prima è quella della verità sulle condizioni del Paese e della responsabilità. Noi ringraziamo il Presidente del Consiglio e il Governo per i risultati conseguiti al Consiglio europeo, dei quali ci è dato conto. Ma soprattutto vorremmo dare atto al Presidente del Consiglio, al Governo e alle forze politiche che con fasi alterne e con alterne intensità hanno sostenuto il suo Governo, del percorso duro e impopolare di miglioramento dei conti pubblici e di recupero della credibilità e dell'autorevolezza del nostro Paese. Credibilità ed autorevolezza che fino al novembre del 2011 erano ridotti ai minimi termini, certamente non per colpa del suo governo. E vorrei anzi cogliere l'occasione per dire all'onorevole Brunetta che se io fossi il capogruppo di un partito che ha retto le sorti del nostro Paese fino al novembre del 2011, anziché il ricorso alla dote del masochismo, farei ricorso piuttosto alla dote dell'umiltà e magari anche dell'assunzione di responsabilità verso il Paese. In realtà il percorso che è stato fatto fino a qui è stato fondamentale, perché senza di esso noi non saremo qui oggi ad iniziare a discutere di nuovi strumenti, certo ancora parziali ma importanti, per la crescita e per il lavoro. Noi pensiamo che verità e responsabilità non siano il contrario, ma è il presupposto per una speranza che non sia effimera. E pensiamo che siano i due paletti del percorso che il nostro Paese non può assolutamente eludere, neanche nelle discussioni che avremo nei prossimi giorni. La seconda rotta che non possiamo abbandonare è quella dell'Europa. Per noi l'Europa è la casa comune, non è il nemico. È la cornice dentro la quale disegnare quel nuovo profilo dell'economia sociale di mercato altamente competitiva, ciò di cui parlano i documenti europei. È la casa comune con la quale superare le difficoltà e costruire prospettive di futuro nel nuovo contesto globale. È una casa che va certamente migliorata, ma non additata ai cittadini come minacciosa e ostile, perché fuori di essa c'è solo solitudine, nazionalismo, marginalità e conflitto. Una casa comune nella quale sarà in ogni caso, dobbiamo essere consapevoli, sempre più inutile andare a chiedere politiche nuove se il Paese che le chiede non è credibile e non è affidabile. Dicevo prima dei positivi esiti del Consiglio europeo, frutto di un lungo e difficile negoziato che il nostro governo ha condotto. Mi riferisco in particolare innanzitutto ai punti 2 e 3 delle conclusioni, dove si delinea effettivamente una sorta di svolta nella politica europea. Conferma cioè certamente degli obiettivi di stabilità finanziaria, ma anche introduzione di un principio di flessibilità in ordine agli investimenti pubblici produttivi, in particolare riferiti ai fondi strutturali europei, nonché a politiche per i giovani, per le donne, per la competitività. Certo nell'ambito dei margini di equilibrio finanziario che il nostro Paese in questo momento rispetta. In secondo luogo mi riferisco anche all'attuazione rapida degli strumenti del patto per la crescita e l'occupazione. Quel patto stabilito nel Consiglio europeo del giugno del 2012 proprio anche su forte iniziativa del governo italiano. Noi chiediamo al governo un impegno forte, pur in questa fase che vede nel governo in carica il disbrigo degli affari correnti, ma chiediamo un impegno forte per una rapida definizione dei dettagli operativi di queste conclusioni.
sia per quanto riguarda la ridefinizione del patto di stabilità per lo Stato e gli enti locali, sia per le misure dirette al lavoro e alla crescita. In sintonia con i risultati del Consiglio europeo, noi salutiamo poi anche con viva soddisfazione la dichiarazione dei commissari europei Tajani e Rehn circa i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese. Ne diamo atto e soprattutto diamo atto al governo italiano, posto che il negoziato avviato dal nostro governo un anno fa verteva proprio in modo particolare anche su questo punto. L'Italia, del resto, ha adottato con 3 mesi di anticipo la direttiva europea che impone 30 giorni per i pagamenti della pubblica amministrazione. Questa direttiva è oggi in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, ma si poneva appunto il problema dello stock del debito accumulato. Il negoziato impostato dal governo ha creato le condizioni per la citata comunicazione dei commissari, in quanto ha ottenuto che si introducesse la possibilità una tantum di finanziare la restituzione anche con nuovo debito, soluzione che a tutti gli effetti non sarebbe comunque stata ipotizzabile in un quadro di finanza pubblica non sotto controllo. Tutto questo noi riteniamo sia molto importante. Ora il nostro gruppo accoglie molto positivamente queste comunicazioni del governo e accoglie anche l'apertura da parte del Presidente del Consiglio volta a verificare la possibilità di misure e modalità ancora più intense rispetto a quanto comunicato in precedenza dal Governo. Il documento del Governo indica in 20 più 20 miliardi il primo stock di risposta a questo problema. Ci rendiamo conto che esistono problemi di competenza di cassa, che esistono criticità rispetto ai mercati. Tuttavia, noi auspichiamo che si possa approfondire questo tema, si possa definire magari anche un programma graduale per il pagamento dell'intero importo stimato da Banca Italia e che si possano affinare meccanismi certi e rapidi di rimborso diretto ai titolari del credito. Da parte nostra assicuro piena disponibilità a procedure veloci, anche straordinarie, come indicato dalla Presidenza della Camera, e anche la piena disponibilità a verificare, se possibile, la parziale modifica dei saldi netti rispetto a quanto ipotizzato in prima istanza dal Governo. In ogni caso, signor Presidente, colleghe e colleghi, noi riteniamo che quanto oggi comunicato dal Governo sia un passo molto positivo, soprattutto un passo positivo per valorizzare i sacrifici fatti dagli italiani nella prospettiva della coesione, del lavoro e della ripresa. Grazie. Ha facoltà di parlare il deputato Vendola. Signor Presidente del Consiglio, qualche giorno fa a Palazzo Chigi il ministro Fabrizio Barca ha incontrato tutte le regioni italiane, sia quelle dell'obiettivo convergenza, sia quelle dell'obiettivo competitività, per sottoporre a tutti noi, in quanto amministratori pubblici, le linee fondamentali di programmazione del prossimo ciclo di spesa comunitaria 2014-2020. Una discussione importante che parte soprattutto dalla capacità